In questo bosco di Eucalyptus, che ha conosciuto l'incendio qualche tempo fa, si trovano asparagi selvatici. Tutta questa zona, basta girare, se ne trovano un bel po'. Stasera prepariamo la zuppa con gli asparagi selvatici. Questi sono asparagi che si trovano nei boschi, nel demanio, sotto le piante di Eucalyptus, di pino d'Aleppo e via dicendo, ecco. Se ne trovano un po' in questo periodo, sono molto interessanti perché hanno anche effetti diuretici, oltre che sono buonissimi, hanno un sapore molto forte e molto deciso. La preparazione della zuppa prevede del pane indurito, vedete, che abbiamo già messo in questa ciotola, sale, pepe, io metto, visto che è per 4 persone, 5 uova. Olio extravergine d'oliva, metto due dadi di brodo vegetale e poi mettiamo anche gli asparagi. Affrettiamoci subito alla preparazione di questa zuppa molto molto interessante, molto diuretica. Adesso possiamo recuperare la parte tenera degli asparagi in questo modo. Possono fare più o meno a trancetti in questo modo, vedete, a segmenti anche di 3, 4, 5 centimetri. Andiamo avanti così per tutto il mazzo di asparagi. Quelli che sono duri, ovviamente, non li mettete. Andate fino al punto che si possono spezzare in questo modo. Gli asparagi, una volta che sono stati recuperati, la parte tenera, si presentano in questo modo. Adesso facciamo una bella sciacquata sotto l'acqua fresca e poi li metteremo nell'acqua insieme a altre cose per preparare la zuppa di asparagi, che poi metteremo nel pane indurito. Possiamo mettere due dadi di brodo vegetale. Quando l'acqua sta per bollire, possiamo inserire gli asparagi che abbiamo lavato e resi a pezzetti, ecco. Possiamo girare. Possiamo aggiungere un po' di olio extravergine d'oliva. Possiamo salare un po'. Mettiamo un po' di pepe nero macinato. Possiamo mettere le 5 uova, due le abbiamo già messe. 1, 3. Ok. La zuppa si deve presentare in questo modo, con le uova strapazzate, vedete. Adesso facciamo andare ancora qualche minuto e poi è già pronta e la possiamo colare sul pane indurito. La zuppa è pronta, come vedete si presenta bella, squisita, con tutti i profumi. Specialmente il profumo di asparagi, che è molto intenso, molto forte, è veramente una delizia. Noi adesso, calda, in questo modo, versiamo tutto il composto in questo recipiente, completamente, con tutte le uova. La zuppa si presenta alla fine in questo modo, come vedete, con questo bellissimo verde degli asparagi, le uova, il pane indurito, olio extravergine d'oliva e tutto quello che avete visto nel video. Una buona ricetta salutare, gustosa, proprio a livello proprio selvatico, quindi il massimo della fragranza selvatica dei nostri boschi biologici demaniali del territorio. Alla prossima occasione da Michele Expert Cropalati, provincia di Cosenza.